Siamo al comizio di apertura del candidato sindaco Gianvito Greco qui a Campobello di Mazara. Si torna a votare, si torna alle urne con una nuova forza. Con una grande nuova forza. Quello che mi ha spinto a candidarmi è proprio la voglia di unire questo paese e ho fatto veramente tanto per unire diverse anime. Nella mia coalizione sono tantissime anime di destra, di centro, di sinistra, moderate, che hanno creduto fortemente in questo progetto, nel progetto che mi vede candidato a sindaco, nel progetto che vuole la rinascita e soprattutto una coesione sociale, quello che è mancato in tanti anni a questa parte. Dopo 3 anni noi siamo pronti a riportare serenità, a dare giustizia e a dare veramente tranquillità e armonia in questo paese. La battaglia più grande, la sfida più ardua che ci attende, ancor prima di cambiare il paese, è quello di unirlo. Un paese come Campobello deve ritornare a sentirsi orgoglioso di essere campobellese e sono orgoglioso veramente di iniziare questa campagna elettorale con l'affetto, con le persone che si riappropriano di questa piazza e che forse stavolta hanno veramente la voglia, l'unica grande voglia di cambiare questo paese. Dopo questi anni trascorsi, Campobello sicuramente ha bisogno anche di rinascere. In che modo lei ha scelto quindi in questo senso anche la sua squadra assessoriale che servirà appunto ad aiutarla a far rinascere Campobello? La mia squadra è fatta di persone che appartengono a questo popolo campobellese, persone che ogni giorno vivono i disagi, le sofferenze, le difficoltà che attraversano i cittadini campobellese. Ho Giuseppe Marino, un farmacista che ogni giorno si confronta con i cittadini, con i suoi clienti portatori di bisogni, di istanze, di richieste. Ho un giovane che rappresenta Aldo Licata, il mondo giovanile, e rappresenterò proprio quello che sarà il nostro percorso di rinascita attraverso un sistema delle attività produttive che spiegheremo via via strada facendo nel nostro programma. Ho una grande donna, Donatella Randazzo, una grande donna che vive ogni giorno le difficoltà di chi veramente ha bisogno, a volte sembra brutto dire come termine, ma ha bisogno di mangiare. E ho Piero, chi non conosce Piero? È la storia della cultura, della tradizione, dello spettacolo, anche da lì si deve ripartire, anche dalla cultura. La cultura che come parola è qui a Campobello non è più esistita, è scomparsa. Una grande squadra, molti mi dicono che siamo una squadra di incompetenti, questo è il nostro punto di forza. Noi vogliamo essere prima ancora che competenti persone oneste, lo siamo figli di questa terra, figli di questo popolo, pronti a cambiare questo paese anche con le nostre inesperienze, perché tali vogliamo essere. Arriviamo lì in questo comune senza conoscere nulla di questo comune e questa è la forza che ci aspetta e questa è la sfida che vogliamo affrontare. Perfetto, andiamo a conoscere gli assessori. Una domanda per tutti: per quale motivo votare Gianvito Greco, per quale motivo scegliere Gianvito Greco? Ma perché credo che questa sia l'unica possibilità che i campobellesi hanno per dare una svolta a questa città. Ho sposato il progetto di Gianvito Greco, sono pronto a rimboccarmi le maniche, a mettermi a disposizione dell'intera collettività per cercare di dare il mio modesto contributo che negli anni ho dato senza rivestire nessuna carica amministrativa. Credo che oggi la città deve riflettere su questa sindacatura di Gianvito, perché è l'unica possibilità che abbiamo per sterzare totalmente e per dare slancio e vitalità a questa città. Perfetto, per quale motivo scegliere appunto Gianvito Greco? Perché Gianvito Greco è una persona onesta, è leale, è un grande lavoratore, è dinamico, pieno di idee ed è aperto al dialogo e al confronto con tutti, è la persona giusta per il cambiamento. Per quale motivo scegliere e appoggiare Gianvito Greco? Perché Gianvito Greco intanto è una persona che ispira fiducia, lealtà e sincerità. E noi giovani ci stiamo raggruppando attorno alla figura di Gianvito Greco perché la vediamo l'unica figura che possa guidare le sorti di questo paese. Noi vogliamo tutto il cambiamento, solo tramite Gianvito Greco possiamo avere questo cambiamento. Quindi il cambiamento tramite Gianvito Greco? Il cambiamento tramite Gianvito Greco. Campobello è una città che ha bisogno di interfacciarsi dopo un periodo lungo di commissariamento, dopo essere stato a contatto con ed essere stata retta da persone che non conosciamo. La città ha bisogno di interfacciarsi con noi, con la gente, con persone con cui può parlare, con cui può relazionarsi. Gianvito Greco è una persona di queste. Gianvito Greco è un uomo del territorio, Gianvito Greco è una persona onesta, leale e che ha dimostrato negli anni di sapere fare.
non è solamente un ottimo organizzatore di eventi, ma darà prova di essere un ottimo sindaco. Perfetto, un'ultima domanda per il candidato, facciamo un appello alla cittadinanza. Non è una sfida che io voglio lanciare a voi, ma è la sfida campobellesi che voi dovete lanciare a me. Eleggetemi, sindaco, porgetemi la sfida e a voi stessi devo dimostrare se sono in grado di governare e di amministrare questa città. Chi dice che sono giovane e inesperto si sbaglia, e questa è la vera mia forza, la grande forza e la vera sorpresa. Mettetemi alla prova e vedrete questo paese dopo 30 anni che futuro avrà.